me è venuta voglia di pizza. Adesso prendo l'aereo, la porto a Torino e andiamo a mangiare una pizza un po' particolare. Hai visto? Mi è venuta voglia di pizza. Ti ho portato a Torino. Ma hai capito dove andiamo a mangiare la pizza oggi? Certo che ho capito, ci siamo già venuti e volevamo farvi vedere che cosa propone. Siamo da Sesto Gusto, nella pizzeria di Massimiliano Prete. Ma vi abbiamo portato qua perché in questa pizzeria si fa il menù degustazione? Esatto! Abbiamo scelto il menù Orgoglio Italiano. Bene, nell'attesa di incominciare questo menù degustazione nella pizzeria di Massimiliano Prete, vi dico qualcosa di lui. Conosciuto come pizzaiolo, ma poi si è evoluto in lievitista, perché la sua peculiarità sono proprio gli impasti e le lievitazioni che lui lavora in modo particolare. Difatti, il menù degustazione che abbiamo scelto oggi prevede diversi tipi di pizza che hanno impasti diversi con diversi tipi di lavorazione e di lievitazione. Prima cosa che prevede il nostro menù degustazione è una birra in accompagnamento. Ha come particolarità che è stata fatta con gli scatti e le focacce. Questa birra, prima di tutto, è una birra artigianale, non filtrata, quindi bella opaca, profumatissima, e poi effettivamente, se la si assaggia bene, alla fine sul palato resta un retrogusto di focaccia, è veramente molto molto buona, poi fresca ragazzi, va giù come l'olio. Incominciamo. La prima portata è composta da un olio accompagnato con il pane. Quest'olio è un olio siciliano, sentori di mandorla, carciofo e pomodorini. Mentre il pane che ci è arrivato è un pane fatto con lievito madre e la farina a base di grani antichi siciliani. E adesso qua si va di scarpetta, non si può fare altrimenti. Scarpettiamo? Io sono pronta. Soprattutto cerchiamo di non sporcarci. Il pericolo di gocciolarsi l'olio addosso è sempre in agguato, quindi bisogna fare molta molta attenzione. L'olio è molto buono, ma la differenza ragazzi lo fa questo pane, è veramente spettacolare, ha una crosta croccantissima, l'interno è soffice, non assolutamente pesante, servito così caldo, leggermente bruschettato, che è buono. Dopo il pane il nostro menù degustazione continua con la pizza. La prima pizza che ci viene proposta è una pizza croccante. Questa in particolare si chiama margherita extravergine con pomodoro, ricotta e un pesto di basilico. L'impasto di questa pizza è un impasto ad alta idratazione e a lunga lievitazione che gli conferisce una crosticina croccante all'interno, morbida, ben alveolata e non troppo spessa. Un impasto pazzesco, questa ricotta è una crema, il pomodoro ha un gusto pazzesco e poi il pesto dà freschezza, veramente ottima. Ma
che gusto ha questo pomodoro. Le pizze vi vengono portate tutte porzionate. In questi casi bisogna mangiare con le mani, perché con le mani si gode di più. Dopo ci si lecca anche le dita. Altra pizza che ci è arrivata, questa qua si chiama Fakrok. Pizza fatta di solo grano, è la classica pizza alla pala romana, e la particolarità è che è divisa in due e farcita. Questa qua si chiama la melanzana ed è farcita appunto con melanzane marinate, pomodoro e formaggio. Devo dire che è farcita benissimo. C'è uno spessore tanto dentro alle due fette di pala romana. Deve avere una crosticina croccantissima. Adesso vi faccio sentire. Dal primo morso dell'aere posso dire che questa è super porno, ragazzi. Spettacolo. Anche in questo caso l'impasto è spettacolo puro, ma ripieno e di una goduria pazzesca. Il formaggio che c'è dentro questa Fakrok praticamente è la classica ricotta salata, da quella spinta veramente incredibile. E il nome Fakrok è azzeccatissimo, perché Fakrok veramente. Era davvero buonissima, super golosa. Il pomodoro, il formaggio insieme alle melanzane la rendevano golosissima. Base soffice, quindi pizzotto con caprino, granella di nocciole GP del Piemonte, prosciutto crudo di Parma stagionato per 4 mesi. Ultima pizza in degustazione, il pizzotto. È una pizza più piccola, c'è una svrangata di prosciutto. Il profumo di questo prosciutto è uno spettacolo. Ce ne sarà un etto sopra, ragazzi. Andiamo a mordere questa meraviglia. Pur essendo alta, è leggerissima. Ha una crosticina veramente croccante. L'impasto ha un sapore di grano veramente incredibile. Fantastica, ragazzi. Adesso il nostro menù degustazione prosegue con un dolce, che è un gran lievitato accompagnato da un gelato alla crema. Ha l'aria di essere sofficissimo. Morbidissimo. Ha un gusto pazzesco e devo dire che anche questo gelato alla crema ha un gusto buonissimo. Tutto insieme devo dire che è davvero un dolce molto molto buono. È una sorta di panettone, non ha canditi, tutto il sapore dell'impasto si sente. Se io faccio la scarpetta, io faccio finta di non vedere. Gli altri non stanno guardando, quindi secondo me puoi farla benissimo. Che buona sta scarpetta. Vabbè, adesso il menù è finito, possiamo far che andare. E anche oggi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo venuti a Torino e ci siamo presi di nuovo l'acqua. Ma questo giro la macchina era vicina e quindi non ci siamo bagnati più di tanto. La chiusura la facciamo tutti qua al riparo dalle intemperie. Sì, mentre si asciugano gli occhiali anche. Ragazzi, sesto gusto. Vedete le nostre facce? Dicono tutto. Allora, quello che qua fa la differenza sono gli impasti. È vero. Massimiliano Prete lavora questi impasti in una maniera incredibile. E già quello fa tutto. Poi gli mette degli ingredienti
che sono spettacolari. Io vi dico solo la prima pizza, quel pomodoro aveva un gusto eccezionale, ma la fa crocca. Quelle melanzane, quella ricotta salata strepitosa, e il pizzotto con quel prosciutto crudo. C'era un etto di prosciutto per ogni pizza e lievitato, fantastico. Ragazzi, tutto questo giochetto, menù degustazione, quindi tre pizze, pane e olio all'inizio, il dolce, la birra focaccia, viene a costarvi 33 euro a testa. Questo è solo uno dei menù degustazione che propone, perché un altro è lo chef table, quindi tavolo di fronte allo chef che vi propone 5 pizze con 3 calici di vino. Il prezzo non ve lo dico, venite a provarlo o andate a vederlo sul sito. Ce n'è ancora un terzo, che abbiamo scoperto oggi. Esatto, che è simile a quello che abbiamo fatto noi, quindi 3 pizze, ma in questo caso a vostra scelta, non guidate dalla cucina. Ragazzi, venite a Torino, in pieno centro, pochi passi dalla stazione di Porta Nuova, quindi se venite col treno è anche comodo, andate da Sesto Gusto e non rimarrete delusi. Noi adesso ce ne filiamo a casa prima che ci mangiamo un bel temporale e ci vediamo prossima domenica con un altro video. Ma dovete sempre ricordarvi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, lasciare like, commenti, condividere, seguirci sui social Facebook e Instagram. Noi ci vediamo, addios, da Torino è tutto, arvezzi in gamba fiori.